Possiamo partire ora che il microfono funziona. Per chi non ha mai frequentato le classi con me, piacere, sono Federico Rona, oggi lezione di Functional Training. Come accennavo all'inizio, ci servirà un sovraccarico singolo, quello che abbiamo, un disco, un manubrio, una kettlebell, due bottiglie dell'acqua, quello che abbiamo davvero. Partiamo da un breve riscaldamento, una parte di warm up e poi iniziamo con il vero e proprio lavoro. Come accennavo all'inizio, sarà un lavoro, tutta la lezione dedicata al 30-10, quindi sarà bello tosto. Cerchiamo di mantenere sempre l'intensità alta. Adesso alziamoci tutti in piedi, piedi larghezza del bacino, apro bene il petto, poso le mani sui fianchi, avvicino il capo alla spalla sinistra e inizio delle lente circonduzioni. Inverto il senso di rotazione, sempre lente e controllate. E mi fermo. Iniziamo a scaldare un pochettino le spalle e iniziamo con le circonduzioni posteriori. Anche qua vado a disegnare cerchi sempre più ampi. Inizialmente la rotazione è lenta e controllata, gradualmente aumento la velocità. E inverto la rotazione. Mi fermo. Piedi sono sempre a larghezza del bacino e scendo lentamente mantenendo le ginocchia distese. Se sento troppa tensione a livello della porzione posteriore della coscia, piego leggermente il ginocchio, altrimenti le mantengo distese e rimango per qualche secondo in questa posizione. Giù con il busto flesso in avanti e inizio a fare dei movimenti brevi e veloci. Sempre in basso, sempre al centro. E ruoto lentamente, continuando a fare questi movimenti brevi e veloci, sul piede sinistro. Torno al centro e vado sul piede destro. E ritorno al centro, una volta arrivato mi fermo, allargo la posizione dei piedi, divarico che vanno oltre le spalle, mantengo le ginocchia distese, le mani posate a terra e ora sollevo il busto e stendo l'anca e giù, tocco terra e risalgo. Mi raccomando, quando risalgo stendo bene l'anca e torno giù, andiamo a fare qualche ripetizione. E ora vado a fare lo stesso movimento ma sul piede sinistro. Tocco il piede sinistro e risalgo, stendo l'anca e di nuovo. E ora sul piede destro. Stringo la posizione dei piedi, ritorno alla larghezza del bacino, punte leggermente extra ruotate, stendo le braccia in avanti e scendo in massima accosciata. Rimango con le braccia distese, il petto ben aperto e il piede completamente in appoggio. Rimango qua per qualche secondo. E ora spingo bene all'esterno le ginocchia utilizzando i gomiti. Mantengo il petto ben aperto. E rilasso, poso le mani sulle ginocchia, porto il ginocchio destro verso terra, in avanti il tallone si solleva e vado subito ad invertire, sinistro, e di nuovo destro, e sinistro. Ultimo giro. E ritorno al centro. Poso le mani a terra,
sollevo il bacino, stendo le ginocchia e torno di nuovo in accosciata, mantenendo sempre le mani a terra. E di nuovo, stendo le ginocchia e giù. Ultima volta. E ora salgo anche col busto e vado a eseguire 5 good morning, quindi il ginocchio si piega leggermente, controllo bene la zona lombare e risalgo, stendo l'anca e contraggo il gluteo. Terminati i 5 good morning, vado a eseguire 5 squat, sempre lenti e controllati. Ok, terminato, possiamo iniziare a partire con il primo circuito. Vediamo cosa dobbiamo fare. Primo circuito, 30-10, come l'avremo in tutte le parti del nostro allenamento di oggi. Saranno un bel po' di round. Abbiamo come primo esercizio, e ci servirà già il sovraccarico, per fare uno stacco singolo. Quindi, se lavoro col piede destro, il piede sinistro è leggermente arretrato, sono appoggiato solo sulla punta del piede col sinistro, scendo, ginocchio si piega e ridistendo l'anca. Qua lavoreremo 30 secondi, recupero 10 e passo subito sul piede sinistro. E di nuovo, fondamentale mantenere il petto ben aperto, controllare bene la zona lombare. 30 secondi, recupero 10 e poi abbiamo jumping jack laterale. Alziamo un pochettino le pulsazioni. Coordino bene braccia e gambe. Scattami 30 secondi, mi sdraio a terra questa volta. Lavoriamo sempre singoli come prima, ma ora sul ponte glutei. Quindi stendo, contraggo il gluteo e scendo. 30 secondi e cambio. Lato opposto. Scattati 30 secondi, recupero 10. E poi lavoriamo sullo skip, altro esercizio cardio. E poi ripartiamo da capo. 4 giri totali, quindi un bel lavoro lungo. Saranno 16 minuti totali, dove avremo di recupero solo 10 secondi tra un esercizio e l'altro. Pronti a partire? Mi raccomando, in questi 30 secondi di lavoro per ogni esercizio ci dobbiamo dare dentro, soprattutto sulla parte cardio. 10 secondi e partiamo. 3, 2, 1 e via, si parte con lo stacco singolo. Quindi un piede arretrato, appoggiato solo sulla punta, il piede su cui lavoro, tutto il piede viene in appoggio, scendo, il ginocchio si piega leggermente e ridistendo l'anca, contraggo bene il gluteo, lo sguardo all'inizio frontale e poi scende. Continuo a lavorare sempre sul piede destro. 1 e stop, recupero 10 secondi. Inizio a cambiare posizione, pronti allo stacco sulla gamba opposta. 2, 1, via! E vado così, molto bene. Controllo bene la zona lombare. Attenzione a non piegare troppo il ginocchio si piega leggermente, il busto avanza. Così, molto bene, bravissimi. E continuo a lavorare, ancora 10 secondi. Poi poserò sovraccarico e passiamo al jumping jack. 3, 2, 1. Poso il carico. 10 secondi di recupero e poi andiamo sul jumping jack. Ci dobbiamo dare dentro, eh. 3, 2, 1. Via! Jumping jack laterale. Secondi completi di lavoro, così coordino bene braccia e gambe, lavoro sulla punta del piede, meno di 15 secondi, molto bene Silvia, così Sabino, 5 secondi, brava Stefania, molto bene Ombretta, 3, 2, 1, mi fermo, inizio a sdraiarmi a terra, ponte e glutei ora, singolo, quindi stendo una gamba,
2, 1, via! Contraggo bene il gluteo, stendo l'anca verso l'alto. 30 secondi di lavoro, tutto su una gamba. Cerco di mantenere la coscia in linea con l'altra per tutto il movimento, sia quando scendo che quando salgo. Sempre in linea, molto bene, così. Ci siamo quasi, 5 secondi. 3, 2, 1, stop, recupero, inizio a cambiare piede. Pronti al ponte gluteo sull'altra gamba. 3, 2, 1, via! Molto bene, così contraggo al massimo il gluteo. Coscia in linea sempre con l'altra. Molto bene Dario, così dalla. Bravo sta Max. Bravo Stefano. Così Federica. Ci siamo quasi. 5, 3, 2, 1 e stop. Mi alzo in piedi, pronti allo skip. Quindi corsa sul posto, coordino bene braccia e gambe. 3, 2, 1, via. Facciamo un bello sprint, 30 secondi. Alzo gradualmente l'intensità, sempre di più. Fino al punto in cui la mantengo. Coordiniamo bene braccia e gambe. Continuo a respirare, non lavoriamo in apnea. 10 secondi. Dai, dai. Alziamola questa intensità. 3, 2, 1. Stop. Recupero. Prendo il sovraccarico e si riparte. Stacco singolo. 3, 2, 1. Via. Scendo. Ginocchio si piega leggermente. La zona lombare è tesa. Il petto è ben aperto. Cerco di, quando scendo, di mantenere la tibia a 90 gradi. Quindi il ginocchio non si piega troppo, attenzione. Ci siamo quasi. Il piede arretrato è sempre sulla punta. 2, 1, stop. Cambio piede. Pronti a ripartire. 3, 2, 1, via. Sento la tensione sul femorale. Contraggo bene il gluteo quando stendo l'anca. Molto bene, così continuiamo. 10 secondi. Molto bene Max. 5, 3, 2, 1, stop. Poso il sovraccarico, ora jumping jack, questa volta frontale. Quindi sposto le braccia e le gambe in avanti, alternate. 2, 1, via. 30 secondi. Teniamo l'intensità alta anche su questo esercizio, su questa variante. Così, molto bene. Respiro sempre, mi raccomando. Non facciamoci 30 secondi in apnea. Continuo a respirare ma mantengo l'intensità alta. Molto bene Donata. 2, 1, stop. Adesso a terra, ponte glutei. Tutto su una gamba. 2, 1, via. Coscia sempre in linea. Attivo al massimo il gluteo, faccio bene pressione sul piede. Soprattutto sul tallone. Stefano allontana leggermente il piede, di poco. Così, almeno riesce a stendere di più il bacino. 10 secondi. Così ombretta. 5, 2, 1, stop. Cambio piede, mi preparo per il secondo giro. Stendo la gamba. 2, 1, via, si riparte. Piede opposto. Sento bene la pressione sul tallone. Stendo l'anca verso l'alto. Attenzione a non tenere il tratto cervicale contratto. Sempre posato a terra.
ci siamo quasi, meno di 10 secondi e poi abbiamo lo skip. 3, 2, 1, recupero, mi alzo in piedi, pronti allo skip, dobbiamo dare ancora più intensità rispetto a prima. 2, 1, via! Coordiniamo bene braccia e gambe, forza, forza, velocissimi! Dai, dai! Abbiamo già superato la metà, continuiamo! 10 secondi! Tre, due, uno, stop, recupero, parte il giro numero 3. Prendo il mio sovraccarico, stacco singolo, mi posiziono, 2, 1, via! Sento la tensione sul femorale, ginocchio si piega leggermente e il busto scivola in avanti, il petto rimane aperto, zona lombare tesa. Contraggo bene il gluteo quando stendo l'anca verso l'alto. Così. Continuiamo in questo modo. Giro dopo giro andiamo a eseguire qualche ripetizione in più. E stop, recupero. Cambio piede. E tocca già ripartire. 3, 2, 1, via. Piede sinistro. Così. Attiviamo bene la catena posteriore, sentiremo lavorare anche la zona lombare, normalissimo. Flavio, se vuoi il manubrio prendilo pure da entrambe le estremità, ti risulterà più comodo. Bravissimo, così. 3, 2, 1, recupero, jumping jack adesso, riprendiamo il laterale. 3, 2, 1, via, laterale, ancora più veloce. Sto sulla punta del piede. Massima intensità, siamo a metà, 15 secondi. Molto bene. Brava Silvia. Così, bravo Dario. Siamo alla fine. 3, 2, 1. Recupero e di nuovo ponte glutei singolo. 2, 1, via. 30 secondi di lavoro singolo, coscia in linea. Se sento poco lavoro allora posso utilizzare il mio sovraccarico che ho usato prima, altrimenti lavoro singolo senza sovraccarico. Molto bene, così continuiamo. Solo 10 secondi e poi cambiamo. Molto bene, stendo l'anca verso l'alto. 2, 1, recupero, cambio piede e mi preparo per ripartire. 3, 2, 1, via! 30 secondi di lavoro sul piede opposto, sul gluteo opposto. Stendo bene l'anca verso l'alto. Contrazione al massimo, soprattutto quando salgo, strizzo bene il gluteo. 15 secondi, dai che stiamo già per terminare il terzo giro su 4. 3, 2, 1, recupero, mi alzo in piedi, di nuovo skip, ultimi 30 secondi e partiamo con l'ultimo giro. 2, 1, massima velocità, tip, anche qua lavoro bene con la punta del piede, alzo bene le ginocchia, coordino bene braccia e gambe. Ci siamo quasi, 5 secondi, dai dai, 2, 1, stop, ultimo giro, stacco singolo e inizia a sentirsi il femorale. 3, 2, 1,
Zia! Ultimo giro! Dai, andiamo a fare qualche ripetizione in più. Deve essere il giro in cui facciamo più ripetizioni su tutti gli esercizi. E facciamole al meglio. Così, attivo bene la zona lombare, mi raccomando. 2, 1, recupero, cambio piede. Pronti di nuovo allo stacco. 3, 2, 1, via! Molto bene, così. Ginocchio si piega leggermente, il busto avanza. Petto ben aperto. Dai che è l'ultima volta che vediamo lo stacco per oggi. 15 secondi. Molto bene. Mi raccomando, non vado a piegare il gomito, rimane sempre disteso. 5, 3, 2, 1, stop. Jumping jack, coordino braccia e gambe. Le gambe lateralmente, le braccia lateralmente frontali. Pronti? Via, si parte. Anche qua, massima intensità. Lavoriamo anche sulla coordinazione. Mi raccomando, 30 secondi. Dobbiamo dare tutto. Così, molto bene. Quindi, le braccia laterali e frontali, le gambe solo laterali. 2, 1, stop. Ponte singolo adesso. Dai che siamo alla fine. 3, 2, 1, via. Contraggo al massimo il gluteo. Spingo l'anca bene in alto. La stendo completamente. Anche qua, ultimo giro per il gluteo. Così, molto bene. Qualche ripetizione in più rispetto al giro precedente. 3, 2, 1. Recupero. Cambio piede. E mi preparo per ripartire. 5, 4, 3, 2, 1. Via! Si riparte. Così, molto bene. Sento bene la pressione su tutto il piede, soprattutto sul tallone. 15 secondi. E poi abbiamo l'ultimo esercizio in cui dobbiamo dare tutto. Siamo alla fine. 5, 3, 2, 1. E recupero. Mi alzo in piedi. Ultimo skip. Ultimi 30 secondi. Massima intensità. 2, 1, via! Ginocchia in altissimo, le porto verso il petto, così Stefano, così Max, brava Stefania, molto bene Donata, così Sabine e Silvia, bravo Dario, molto bene Flavio e Dalla, 10 secondi, non mollo, anzi aumentiamo ancora di più la velocità, forza, forza, 5, 3, 2, 1, stop, recuperiamo. Molto bene. Siamo partiti col botto oggi, eh? Oggi subito, bello intenso. Recuperiamo un attimo, beviamo un goccino d'acqua, ci asciughiamo e poi lavoriamo sulla seconda parte. Stessa struttura, un pochettino meno di giri, lavoreremo sempre su 30-10, ma lavoriamo sull'addome e sulla stabilità della spalla adesso. Non ci servirà il sovraccarico. Lavoriamo a corpo libero sul tappetino. Esercizio numero 1. Combinazione di due esercizi. Sono in posizione di plank. E da qua 30 secondi dove vado a fare uno skip per entrambe le ginocchia. E divarico le gambe e richiudo. E di nuovo skip, chiudo. Skip, chiudo. 30 secondi. Poi recupero 10, mi giro a pancia in su, le mani vanno alle tempie, tendo le gambe, cross crunch,
dove vado a raccogliere il ginocchio sinistro e ruoto con il gomito destro, vado a toccare e di nuovo cambio. Anche qua massima intensità, massima rotazione delle spalle, e avremo questi due esercizi per 8 round totali, quindi 5 minuti di lavoro. Recuperiamo un minuto, stessa struttura, cambiamo gli esercizi. Pronti a partire? Anche questo bello tosto. Prepariamo qua e si parte. Ci siamo, iniziamo a sdraiarci. Quindi abbiamo uno skip per entrambe le ginocchia, cioè uno skip, un mountain climber dove porto il ginocchio destro, sinistro, divarico le gambe e richiudo. Pronti? 10 secondi e partiamo. 30 secondi, recupero 10 e passiamo al cross crunch. 3, 2, 1, via! Quindi skip destra-sinistra, mountain climber destra-sinistra, allargo la posizione dei piedi e stringo. E di nuovo, sempre più veloce, sempre più coordinato. Spalle sempre attive. Cerchiamo, quando vado a fare il climber, di mantenere sempre solo un piede in appoggio. 2, 1 e stop. Recuperiamo, ci giriamo e siamo già pronti per il cross crunch. 3, 2, 1, stendo le gambe, via! Mi raccomando, la gamba che non viene raccolta la distendo, distendo completamente il ginocchio. Così, ruoto bene le spalle, attivo al massimo l'addome. Così, continuiamo. Meno 10 secondi. 2, 1, recupero. Si ritorna sul primo, posizione di plank. Come prima, più veloce. 2, 1, via! Spalle super stabili, attivo bene l'addome, lo contraggo in tutto il movimento. Non teniamolo rilassato l'addome, eh? Il bacino rimane immobile per tutto il movimento. 3, 2, 1, recupero, ci giriamo, pronti di nuovo al cross crunch. 2, 1, via! Stendo bene il ginocchio opposto che non viene raccolto, ruoto bene con le spalle. Fondamentale, ragazzi, ruotare le spalle, non le braccia, solo le spalle. In questo modo portiamo il busto in torsione. Meno di 10 secondi. Dai che ci siamo. 3, 2, 1. Recupero. Recuperiamo e ripartiamo con il prossimo, quello di prima. Posizione di plank. E via, si parte. Addome contratto. Non manteniamolo rilassato. Deve lavorare. Respiro nel mentre. Spalle super stabili. Mani all'altezza delle spalle, non troppo in avanti. 10 secondi. 5, 3, 2, 1. Recupero. E anche il quinto round è andato. Ci siamo quasi, ne mancano solo 3. Pronti al cross crunch. 2, 1, via! Porto bene il busto in torsione. Continuo, distendo bene il ginocchio. Silvia, il ginocchio che non viene raccolto, stendilo bene. Stendo bene tutto, esatto, così, bravissima. Così lavora ancora di più l'addome. Stendo proprio tutta la gamba. Esatto. E ruoto con la spalla opposta. Ruoto e porto in torsione. 3, 2, 1, recupero. Via anche il sesto round. Solo 2 ora. Posizione di plank.
2, 1, via! Quindi un climber e allargo i varico le gambe e le stringo. Sempre alternato. Ci siamo, 10 secondi. Se non ce la faccio più rallento, ma continuo a muovermi. 2, 1, stop. Dai, manca solo l'ultimo round, l'ultimo cross crunch. 2, 1, via. Massima intensità. Dai che sono gli ultimi 30 secondi e poi abbiamo un po' di recupero. Quindici secondi. Continuiamo, dai dai, bravi, così. Distendo bene il ginocchio. 2, 1 e stop. Recuperiamo. Ma non recuperiamo troppo, perché adesso dobbiamo ripartire con la stessa struttura dell'esercizio, ma cambieranno. Il primo esercizio in verità non cambia neanche tantissimo, diventa solo più intenso, perché nel primo esercizio andrò a fare lo stesso lavoro. Quindi il mio climber, destra-sinistra, allargo le gambe, stringo, raccolgo i piedi e su. Quindi vado a fare un down and up modificato. E su. Quindi l'unica cosa che aggiungiamo è la raccolta dei piedi vicino alle mani e salgo in squat. Scendo e ripeto. 30 secondi. E poi ci servirà il nostro sovraccarico. O se vogliamo lo facciamo a corpo libero e andremo a fare il nostro sit up con sovraccarico. 30 secondi, 10 di recupero, anche qua abbiamo 8 round totali, 4 e 4. E aumentiamo sempre di più l'intensità. Cerchiamo di dare sempre di più. Pronti a partire? Quindi 10 secondi e ripartiamo. Primo esercizio, aggiungiamo solo il down and up. Mi preparo. 3, 2, 1, via! 30 secondi dove faccio due climber. Allargo e stringo i piedi e su. Intensità al massimo, dai dai! Molto bene, così. Meno di 10 secondi. 5, 3, 2, 1. Recupero. Se voglio prendo il mio sovraccarico, altrimenti a corpo libero. E pronti ai sit up. 2, 1, via. 30 secondi di sit up. Anche qua, come ogni struttura di lavoro intervallato, cerco di mantenere l'intensità alta. Quindi il numero delle ripetizioni che faccio in 30 secondi, cerco di fare almeno una ripetizione in più. Ogni giro, ogni round. Ci siamo, 5, 4, 3, 2, 1. Recupero. Pronti a ripartire. Quindi down and up più climber e divarico e stringo le gambe. 2, 1, via! Sempre più veloce! Dai, dai che in 30 secondi riusciamo a fare tantissime ripetizioni! Una in più del giro di prima almeno! Quando raccolgo i piedi per eseguire lo squat dal down and up, cerco di arrivare col piede completamente in appoggio e stop, recupero. Sit up adesso. 2, 1, via. Attivo al massimo l'addome. Mi raccomando, la posizione del capo non deve essere il primo a partire, ma segue solo il movimento delle spalle.
quindi rimane il tratto cervicale rilassato. 10 secondi. Dai che ci siamo. 3, 2, 1 e stop. Quarto round è andato, siamo già a metà. Pronti per ripartire col down and up modificato. 2, 1, via. E su, e di nuovo. Climber. Allargo e stringo. E su in squat. Attivo al massimo l'addome in tutti i movimenti. Spalle sempre attive, super stabili. Continuiamo senza fermarci nel caso rallento. 2, 1, stop, recupero. Prendo fiato, prendo aria, pronti al sit up. 2, 1, via. Maggior numero di sit up. Così, diamoci dentro, bravissimi. Abbiamo già passato la metà. 10 secondi. Non mi fermo. Nel caso rallento e basta. 3, 2, 1 e recupero. Abbiamo solo due round, quindi un down and up e un sit up. Dobbiamo darci tutto, eh? E via, si parte! Ancora più veloci, ancora più ripetizioni rispetto al giro di prima. Fate ancora meglio, che stiamo andando benissimo. Brava Federica. Così Stefania. Molto bene Stefano. Brava Silvia. 2, 1 e stop. Dai, mancano gli ultimi 30 secondi di lavoro e poi abbiamo finito su questa parte. 3, 2, 1, via. Ultimo round. Poi potremo recuperare. Così, continuiamo senza fermarci. Dai, è forza anche chi non vedo. Elisa, Valentina, Noemi. 2, 1, stop, recupero. E ora possiamo recuperare un po' di più. Bravissimi. Recuperiamo un attimo. Prendiamo fiato. Beviamo un goccino d'acqua, anche perché ora arriva la parte più intensa di tutti. E qua arriva il bello. Quindi, cosa dovremo fare nel prossimo lavoro? Sempre 30-10, come tutta la lezione di oggi. Abbiamo 12 round, 4 esercizi, quindi dovremo fare 3 giri totali. Primo esercizio, andrò a farlo con il sovraccarico o senza, e abbiamo 30 secondi di classico squat. Quindi salgo e scendo. Se ho il mio sovraccarico, lo mantengo all'altezza delle spalle, il gomito in basso, petto ben aperto, e cerco di accosciare sempre bene in profondità. Cerco di non fare mezzi squat, ma scendo bene. Tutto il piede bene in appoggio. Recupero 10. Parte il secondo esercizio. Ancora più intenso e andiamo a fare dei burpee. Il piegamento oggi non l'abbiamo fatto e dobbiamo metterci anche il lavoro sul pettorale. Arrivo e salto e di nuovo. Flavio, come l'altra volta, il down and up per renderlo un po' più leggero. Poi sovraccarico o senza, divarico le gambe e vado a fare l'affondo laterale, un lato e l'altro. Come prima, per lo squat, se ho sovraccarico, all'altezza delle spalle. Cerco di mantenere il petto ben aperto. Le punte sono leggermente extra ruotate. 30 secondi. Ultimo esercizio. In questo caso ci servirà per forza sovraccarico. Se non lo abbiamo, nel caso modifichiamo l'esercizio.
ma dovremo fare una cosciata più spinta. Quindi scendo in squat, spingo sopra la testa e di nuovo. Questo movimento cerchiamo di non dividerlo in due, quindi di fare uno squat e poi spinta, ma di farlo fluido. Quindi spingo e sale subito il carico. Scende e scendo anch'io. E poi ripartiamo, tre giri totali. Pronti a partire? Qua è l'ultimo circuito che dobbiamo fare. Dobbiamo andare più intensi possibili. In tutti i 30 secondi dobbiamo sfruttarli al massimo. Darci dentro. Prepariamoci per partire. 10 secondi e si parte. Partiamo con lo squat fra 3, 2, 1 e via! 30 secondi di lavoro! Fluido il movimento! Il ginocchio segue l'andamento della punta, il piede è sempre completamente in appoggio. Così, bravissimi! Meno di 10 secondi! Petto ben aperto. 3, 2, 1. Poso il sovraccarico, pronto ai burpee. O se voglio renderlo più leggero, il down and up. 3, 2, 1. Via. Trenta secondi di lavoro. Così raccolgo i piedi e faccio un jump squat. Come per il down and up di prima. Ci siamo, meno di 10 secondi. 3, 2, 1. Recupero. E già il secondo è andato. Prendo il mio sovraccarico o a corpo libero, divarico la posizione dei piedi e via. Affondo laterale. Destra e sinistra, il petto, il busto rimane verticale, sguardo sempre in avanti, cerco di non guardare i piedi, così, 10 secondi, facciamo bruciare un po' le gambe, 5, 2, 1, mi fermo, sovraccarico rimane in mano. Pronti al thruster? 3, 2, 1, via! E spingo su. Incastro bene la testa tra le spalle. Il piede rimane sempre a terra, completamente in appoggio, sia quando salgo che scendo. Così, bravissimi. Accosciata profonda. Bravi, bravi. 3, 2, 1. Recupero. Primo round andato. Primo giro. Ne abbiamo ancora due. Pronti allo squat. 2, 1. Via. E 30 secondi di squat. Molto bene, così. Esatto, molto bene. Petto ben aperto. 3, 2, 1. Recupero. Pronti ai burpee. Ci dobbiamo dare dentro. 3, 2, 1. Via. 30 secondi di burpee. Dai che all'ultimo giro avremo una sorpresina. Preparatevi perché l'ultimo giro useremo solo il sovraccarico per l'ultimo esercizio. Meno di 10 secondi, continuo. Dai Vale, dai Tea, Veronica. Uno, e stop. Mi preparo all'affondo laterale.
Allargo la posizione dei piedi. 2, 1, via! Si riparte. Dai che siamo già quasi alla fine del secondo. Terzo esercizio su 4. Ultimi 15 secondi. Continuo. Facciamo lavorare queste gambe. Meno di 10. Molto bene, così. 2, 1, recupero. Tengo il sovraccarico, pronti al thruster. 3, 2, 1, via. Accosciata più spinta. Dai che è l'ultimo esercizio e poi parte l'ultimo giro. Prepariamoci perché per l'ultimo giro non usiamo il sovraccarico se non per l'ultimo thruster. Modifichiamo un esercizio. E adesso fra poco vi dirò cosa andremo a fare. 5, 3, 2, 1, recupero. Mettiamo giù i carichi. E ora 30 secondi andremo a fare di jump squat. Pronti? 2, 1, via! 30 secondi di jump squat. Poi andremo a fare i burpee. 15 secondi. Non mi fermo. Continuo fino alla fine. 10. Ci siamo. 3, 2, 1. E recupero. Burpee adesso, 5 secondi. 3, 2, 1. Via! 30 secondi di burpee. Così. Molto bene. Per il prossimo dovremo avere l'affondo laterale, ma invece andremo a fare un affondo saltato frontale. 10 secondi. 5, 3, 2, 1. Recupero. Quindi cambiamo, andremo a fare un affondo saltato frontale. Pronti? 3, 2, 1, via! Dai che ci siamo! Quindi salto, cambio subito piede e vado. E faccio fatica a fare l'affondo saltato. Cammino, faccio un affondo alternato. Ma continuiamo a lavorare che siamo alla fine. 5 secondi. 2, 1, stop. E ora ci serve il sovraccarico per il thruster. Dai, ci siamo, è l'ultimo round. 2, 1, via. Poi possiamo recuperare maggior numero di ripetizioni. Massima accosciata e spinta. Petto aperto, addome teso, busto verticale. Dai che ci siamo. 10 secondi. 3, 2, 1 e stop. Ora possiamo recuperare davvero. Bravi, bravi, perché oggi vi ho messo alla prova. Recuperiamo, prendiamo aria, beviamo un goccino d'acqua, ci asciughiamo e andremo a fare l'ultima parte tutta dedicata all'allungamento. Quando siamo pronti sediamoci pure sul tappetino. Ok. Sediamoci pure. Apro bene il petto. Indice medio della mano sinistra vanno tra l'orecchio.
il gomito è laterale e scendo lentamente. Mi concentro sulla respirazione, inspiro profondamente dal naso e espiro dalla bocca. Facciamo abbassare la frequenza cardiaca. E mi concentro sui muscoli che vado a sentire in tensione. Rilasso e vado ad invertire. Scendo lentamente. E rilasso. Stendo il braccio destro, con la mano sinistra afferro il gomito destro e lo porto verso la spalla opposta. Cerco di mantenere la spalla bassa e il petto ben aperto. E rilasso, vado ad invertire. Rilasso e mi sposto in posizione di quadrupedia. Una volta che sono in posizione, mi siedo sui talloni e scivolo con le mani in avanti. Porto il petto verso il basso, rilasso il tratto lombare e poso la fronte sul tappetino. Rimanendo seduti sui talloni, salgo con il busto e scivolo dietro. Salgo con il busto, ritorno in posizione di quadrupedia e sposto il bacino verso il pavimento. Il petto va ad aprirsi e lo sguardo sale. Punto bene i piedi a terra, stacco le ginocchia
sollevo il bacino e sposto il carico dietro e vado in posizione di pike. Molleggio un pochettino con le ginocchia. Stendo entrambe le ginocchia e porto i talloni verso il pavimento. Mi sposto in posizione di plank. Dalla posizione di plank porto il ginocchio destro alla mano destra, il piede entra a ruota, scendo con il bacino, stendo la gamba opposta e scendo con il petto. Lentamente ritorno in posizione di plank e vado ad invertire. Porto il ginocchio sinistro alla mano sinistra, entra a ruota il piede, scendo con il bacino, stendo la gamba opposta e scendo con il petto. Rilasso, ritorno in posizione di quadrupedia, mi siedo sui talloni, poso il dorso della mano sulla coscia, inspiro profondamente, le braccia salgono insieme allo sguardo, si uniscono, scendono lentamente e espiro profondamente dalla bocca. E andiamo a ripetere. Ultima volta. E anche per oggi abbiamo finito. Vi faccio collegare un attimo l'audio.